l'unico finale. E allora è partita questa finale dei ragazzi maschi. Va bene lì, va bene lì, stai dentro. Allora vediamo un po' come si dipana la matassa. Si è portato in testa con il numero 17. Relax, relax, senior, relax. Viene subito scalzato nella posizione. Dall'atleta dello Credit Club di... Stai attaccato, non staccarti! ...78, si tratta di Sebastiano Schiesaro. All'esterno la sagoma di Levorato con Giolo che lo cinge ai fianchi. Hai attaccato, sei attaccato! Si cingono in un gesto di amore. E intanto passa in testa il body del Ugo Cosmo di Noane con il numero 65. Dai, 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 non guardare dietro, guarda davanti! Poi Bedin, ora dietro all'esterno, riconquista posizione di testa Fabris. Scattoli, Bedin, pesce, poi Levorato, poi Giolo. Stai con lui, stai attaccato! All'esterno, Schiesaro, eroico Schiesaro. In mezzo ai lungaglioni Schiesaro si infila, non lo vedono arrivare, Schiesaro è come la Schneider, non lo vedono arrivare. Intanto rompe gli indugi. Dai, 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 dai. Decisamente. Vai bene sulla gamba, vai bene sulla gamba. Giolo, Bedin si prende il compito di andare a chiudere il buco. Lo fa senza apparente difficoltà, con grande facilità almeno a vederlo da qua. Bedin è andato a chiudere quel buco che si era fatto assai minaccioso. Dietro di lui Bragiotto, quindi Levorato, Giolo, Bedin, Bragiotto, pesce, Scattolin. Ora Scattolin perde qualche metro, resta al suolo della campana, pesce attaccato al gruppo di testa con la coppia dei pattinatori Spinea che rilancia l'azione con Bedin davanti a Giolo, poi no, scusate, con Levorato davanti a Giolo, in terza ruota Bedin, insidiato da Bragiotto. Me confondo con sti cambi de maglia, me confondo. Partita alla finale. Lui diceva passiamo a 12, tu devi calcolare. E allora andiamo a vedere in testa al gruppo sicuramente con il numero 19 Torassa. Avete messo manine sante e io sono morto, se voi lasciate questo io muoio e quindi non è il caso di farmi morire così, fatemi finire di lavorare e poi mi uccidete metaforicamente, non... Allora come dire, lo sai, il problema vai Pepe, vai su subito sopravanzata, scalzata dall'atleta dell'HP Padova.
dottoressa. Eh sì, quello è un trenino di capitano, almeno un membro. Vai su per me! Ma non è di questo avviso con il numero 36. Marchiotto che si frappone tra le atlete del Padova che non riescono a tenere le posizioni da diversi altri componenti. Del resto non è semplice tenere in testa un treno, bisogna avere esperienza. Però che cominciano a tentare di farlo, mi pare una buona cosa. Di ragazze, intanto con il numero 26 è Picato che si porta in testa alla corsa, appena io dico che si porta in testa, ne arriva subito un'altra ed è Rossetto, ora di nuovo con il numero 13. Ora abbiamo un'atleta dell'HP Padova, si tratta di Andretta, e intanto al passaggio contagini almeno quanti? Meno tre, e quindi il vivo per il 32. C'era una trasmissione che si chiamava Portobello, giusto quando diceva entriamo nel vivo delle trattative. Ed è Andretta che apre le trattative con Marchiotto. Con loro poi anche Bullo al passaggio campane, ultimo giro. Da la numero 13 Cabrera, Marchiotto Cabrera Nazzi. Allieve femmine, 3000 metri, è l'ultima gara e poi la pista sarà a disposizione dei master, che li vedo già.